Dottore Del Gaudio, 9 liste, ci sembra che lei abbia puntato più sugli uomini che sulle appartenenze politiche, in un momento in cui tra l'altro i partiti stanno in grossa difficoltà, tanto è vero che i simboli si presentano poco, addirittura qualche segretario di partito è sceso in campo per le suppletive senza simbolo del partito. Questo è grave. Io sono uno che quando ha creduto in un'idea ci ha messo la faccia dietro il simbolo, anzi ha messo prima il simbolo e poi la faccia. Io non lo so quello che sta accadendo in verità, io registro la presenza di candidati nella mia città che fino a oggi hanno fatto i 6x3, hanno comunicato agli elettori che si candidavano ma senza dire con quale simbolo e con quale partito e con quale sindaco. Qualche volta è stato anche pubblicato il simbolo e poi è stato cambiato nell'ambito della stessa campagna elettorale. Ce l'hanno attaccato sopra, si erano confusi. Voglio dire, abbiamo nel centrodestra la Lega che non mette il simbolo, nel centrosinistra il PD che ad oggi non mette il simbolo. Io vengo da un mondo diverso, io credo, ripeto, che quando tu hai un progetto orgogliosamente lo devi manifestare. Io, ripeto, 270 candidati circa, il 45% sono donne, questa è stata una scelta molto chiara, molto forte, e queste persone hanno un disegno chiaro, hanno un progetto chiaro sul quale puntare, partendo dalla figura del sindaco. Ci siamo aggregati, tra l'altro, questo è un elemento estremamente importante, con l'amico Enzo Bove, con Città Futura, che rappresenta uno degli elementi più importanti di novità, perché voi avete visto i nostri manifesti elettorali, c'è la faccia mia, la faccia di Bove, non era mai capitato, no? Normalmente la campagna elettorale si è sempre fatta con la persona, è stata personificata. Noi invece vogliamo fare una campagna elettorale di condivisione di temi, di idee, di progetti, e la facciamo, come dico sempre, con la bella gente di Caserta, che si è fatta coinvolgere e potrei quasi dire che ci ha chiamato e ci ha stimolato a scendere in campo. Parlo al plurale perché ne siamo tanti, poi la nostra squadra è fatta di tante persone e, ripeto, sono molto molto soddisfatto, perché mettere assieme 270 persone non è semplice in un momento di grandissima crisi. È una campagna elettorale che vede molti candidati alla carica di sindaco, per cui appare anche, se non probabile, almeno possibile che si arrivi a un ballottaggio. Sì. Noi ovviamente siamo convinti di vincere in prima battuta. La seconda ipotesi, molto marginale, è di andare noi al ballottaggio, non so con chi. Quindi in quel caso lì dove guarderebbe Pio Del Gaudio? No, io allora, se io vado al ballottaggio, io chiederò una mano. Prima di tutto io lo verificherò con i miei candidati, dopodiché chiederò una mano alla città, è naturale. Sono comunali, non mi fido di schemi, non mi fido di organizzazioni precostituite. Ci guarderemo in faccia con i partiti del centrodestra sicuramente, perché è la mia storia, ci guarderemo in faccia con tanti movimenti civici e poi decideremo tutti quanti assieme. Prenderemo il meglio da tutto quello che c'è in città. Ripeto un concetto spesso importante, io il sindaco l'ho già fatto, io non voglio vincere, io voglio vincere per governare, che è un concetto estremamente diverso. Quindi per vincere so come si fa, per governare so quanto è difficile, quindi io mi aggregherò alle persone di buona volontà che mi dimostreranno che hanno amore per questa città. Se avessi voluto mi sarei candidato con i partiti e con i simboli, sono stato tirato per la giacchetta da tutto e da tutti. Io faccio un lavoro, io non ho bisogno della politica, anzi la politica a volte mi allontana dal mio lavoro. Per cui, ripeto, il mio impegno è quello per la città, le condizioni che ho posto a tutti i miei candidati, che porrò in eventuali fasi successive, competenza, impegno e anche garbo nel porsi. Questa è una città che ha bisogno di una riqualificazione totale anche da un punto di vista culturale. Questi sono i presupposti con i quali poi faremo, sulla base dei quali faremo delle alleanze. Ma ripeto, noi o vinciamo in prima battuta o andiamo al ballottaggio noi, quindi il problema sarà poi di chi
non di chi ci dovrà venire dietro, se scegliere noi o scegliere l'altro competitor eventualmente.